stato presentato questa settimana il rapporto Italiani nel Mondo 2021 della Fondazione Migrantes, un evento che finalmente si è tenuto in presenza presso l'Auditorium Bachelet del TH Roma Campegna Palace in Via Aurelia. Giunto alla sua 16ª edizione, il RIM 2021 ha coinvolto anche quest'anno diversi autori, misurandosi ovviamente con la crisi pandemica che ha coinvolto anche la mobilità degli italiani e la vita dei nostri connazionali residenti all'estero. Ricordiamo che la splendida copertina è stata realizzata anche quest'anno da Mirko Notarangelo, l'art director, che tra l'altro è un amico di Patrimonio Italiano TV e risiede a New York. Esatto, Mike. Diverse le indagini specifiche, molte le riflessioni tematiche che compaiono nel volume di circa 600 pagine con contributi di 75 autori, un viaggio in 34 città del mondo dove vivono comunità italiane residenti da più o meno tempo. Di queste comunità italiane all'estero vengono raccontate storie, riportati numeri, descritte problematiche, esposti i punti di forza e quelli di debolezza, in modo che il lettore possa, alla fine del viaggio, essere a conoscenza di come, in ciascuno dei luoghi considerati, le italiane e gli italiani in mobilità hanno vissuto e stanno vivendo la pandemia globale. Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali nazionali ed internazionali più accreditate sulla mobilità dall'Italia e si occupa contestualmente del movimento migratorio interno del paese. Ma adesso andiamo a vedere il prossimo servizio e ascoltiamo le interviste raccolte proprio in occasione della presentazione. 9 novembre 2021, presentazione del rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes. Intervengono Stefano Russo, li vedete poi alle mie spalle, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Giancarlo Perego, presidente della Fondazione Migrantes, Massimo Vedovelli, Università per Stranieri di Siena, Maria Cuffaro, giornalista e conduttrice RAI, Antonio Serra, coordinatore nazionale Missioni Cattoliche Inghilterra e Galles, e Delfina Licata della Fondazione Migrantes che ha coordinato il progetto. Siamo con Delfina Licata che ringrazio. Delfina, intanto che cosa ci ha detto questo 2020-2021, intanto per gli italiani all'estero? Ci ha detto che la mobilità comunque è diminuita a livello numerico, ma comunque abbiamo avuto un flusso di oltre 109.000 connazionali, il che significa che la mobilità continua ad essere una valvola di sfogo di quel paese, soprattutto di quei giovani che sono aumentati nell'ultimo anno rispetto agli anziani e ai minori, che tentano all'estero di trovare soluzioni ad una situazione esistenziale che non risponde pienamente alle loro aspettative in Italia. E quindi vanno all'estero alla ricerca appunto di realizzazione personale e professionale. Però ci ha detto anche che la pandemia ha dato delle strategie di contenimento del rischio e quindi a partire, come dicevo, sono soprattutto coloro i quali riescono a rischiare nonostante il virus e la virulenza del virus, quindi giovani fra i 18 e i 34 anni, e si recano un po' più vicino a casa, ovvero in Europa, oltre il 78%, cosa questa che è un elemento, diciamo, innovativo rispetto a quella che abbiamo chiamato diaspora negli anni precedenti e che portava veramente in tutti i luoghi del mondo. Quindi la mobilità c'è, è diminuita rispetto a un anno fa del 16%, ma comunque continua ad essere sostenuta perché caratterizza oltre 109.000 connazionali. È un anno particolare questo perché possiamo dire anche un po' un evento, si torna finalmente in presenza e chissà nel futuro, nel prosieguo della presentazione del rapporto, che sappiamo essere un appuntamento anche all'estero, insomma, intanto è comunque un'emozione, no? Poter tornare a potersi tornare a vedere proprio in presenza. Sicuramente sì, Mike, ma io ti dirò di più. La cosa che mi piace è la commistione dei due elementi, cioè la pandemia ce lo ha insegnato. Si rende anche possibile l'opportunità di essere diversamente presenti, come diciamo nei rapporti italiani nel mondo, anche a coloro i quali magari non sono fisicamente presenti, ma possono farlo attraverso le interazioni mediatiche. Quindi lo streaming della
e questa è una bellissima cosa, considerando appunto la redazione transnazionale, il fatto che lavoriamo nonostante i fusi orari per mesi e mesi di lavoro, quindi alternativamente ci alziamo anche di notte, per cui questa è una bellissima cosa, un bellissimo riconoscimento, ripeto, per un progetto culturale che è molto più di un libro, è una storia di comunione, di lavoro di team, e questa è la cosa, un bellissimo riconoscimento. Un plauso alla Migrantes che ce lo permette, ma sicuramente un plauso ad una redazione che in 16 anni ha superato gli 800.000 unità, quindi questo è molto bello. Senti, io mi prendo una piccolissima licenza, tu sei un'amica di Patrimonio Italiano TV, ci siamo conosciuti 3 anni fa ormai, quando, come dicevi giustamente tu, diciamo che lo streaming e le web TV, soprattutto in Italia, non erano ancora così diffuse, poi abbiamo visto un espandersi di finestrelle, di collegamenti, ecco, anche questo, dicevi, sottolineavi, è importante, e tanti amici in America, per esempio, ci hanno visto, avranno visto. Io voglio salutare un amico che ha realizzato il biglietto da visita, proprio la facciata, sì, di questo, mi permetto perché è un amico, ed è l'amico Mirko Notarangelo. Sì, eccolo qui, è Mirko, che è un caro amico con il quale lavoriamo da tanti anni. Mirko è l'art director della copertina del rapporto Italiani nel mondo dalla 15ª edizione, quindi dal compleanno dello scorso anno, ma è anche l'art director del fratellino minore del rapporto Rim Italiani Junior nel mondo, che è Rim Junior, e quindi sì, grazie Mirko, sei sempre con noi nonostante il fatto che tu sia andato oltreoceano, però possiamo sempre andarlo a trovare, no? Ecco, un appuntamento, questo è un appuntamento, amici di Patrimonio Italiano TV, ci vedremo in America con Delfina, facciamoci questa promessa, tra l'altro 8 novembre apertura, questa è una cosa importante anche per gli italiani all'estero, riapertura di questi confini americani dopo tempo proprio un tempo troppo elevato, lo hanno detto tutti, magari ecco vederci in America e magari vederci anche con Mirko, fare un briefing di persona, ecco, questo può essere un bel messaggio anche di speranza per il futuro. Sicuramente sì, magari anche non una presentazione del rapporto Italiani nel mondo, ma un momento di confronto a partire dal rapporto, quindi dai temi del rapporto, parlare di mobilità italiana, concentrando l'attenzione su quello che succede, successo e succederà a New York e in America, perché no? Bella l'iniziativa. E allora io ti chiedo un saluto a tutti gli italiani nel mondo, visto che ti conoscono, perché appunto in passato, prima della pandemia, si poteva ancora viaggiare, adesso speriamo lo si potrà fare tranquillamente. Un saluto a tutti gli italiani nel mondo e ai telespettatori di Patrimonio Italiano TV. Patrimonio Italiano TV è la televisione che ci permette da sempre di essere vicini, non ci possiamo abbracciare in questo momento, speriamo di farlo presto, un caro saluto a tutte e tutti, con la speranza di vederci presto in qualsiasi luogo del mondo voi siate. Un abbraccio e un bacione.